Una delegazione del Partito Radicale è entrata questa mattina nel carcere del Coroneo a Trieste per raccogliere tra i detenuti, come già fatto in altri istituti di pena italiani, le firme a sostegno di una dozzina di referendum. Francesca Vigori. La raccolta delle 500.000 firme necessarie ai radicali per proporre i suoi 12 referendum si allarga alle carceri. L'iniziativa ferragostana del movimento ha coinvolto anche il Coroneo di Trieste, dove i detenuti in possesso dei diritti politici sono circa un centinaio. Una delegazione di radicali, assieme a un consigliere comunale per autenticare le firme, si è recata nella struttura che, rispetto ad altre carceri della regione, non è gravata da carenze strutturali, ma nella quale permangono importanti problematiche. Sicuramente il primo problema è l'affollamento, dopodiché la struttura di Trieste è molto meglio di quella di Gorizia o di Pordenone che invece sono molto fatiscenti. La seconda questione è sicuramente la possibilità di lavorare o meno in carcere. Al momento i fondi sono estremamente ridotti e quindi quei pochi lavori che potevano fare adesso non li possono più fare e quindi devono stare 20 ore praticamente in cella a guardare il soffitto. I referendum che vorrebbero proporre i radicali contengono anche un pacchetto di quesiti relativi alla giustizia. L'iniziativa che è anche nazionale è per portare avanti queste due proposte. La prima, l'amnistia. Senza l'amnistia non si può avere una riforma seria della giustizia. La seconda cosa sono appunto i referendum che riguardano appunto una riforma complessiva della giustizia. Responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, abolizione dell'ergastolo, riforma dei magistrati fuori ruolo e poi ci sono anche gli altri quesiti che riguardano direttamente l'affollamento in carcere, che sono sulla questione droga e immigrazione.